disciplina un po' di nicchia in Italia, San Marino introdotto circa 4 anni fa. Stiamo cercando di coinvolgere quante più persone possibili. Disciplina che nacque a suo tempo un po' per mantenere l'allenamento dei pescatori marittimi. Chi insomma con l'arbalete non voleva perdere l'abitudine, si è sviluppato a livello mondiale, ma sempre un po' di nicchia come frequenza. In Italia credo conti poco più di 50 praticanti. Beh, comunque, come si compone l'attività a livello settimanale? A livello settimanale intendi come allenamenti, ok, quindi allora è coadiuvato dall'allenamento di apnea, perché comunque è una disciplina che contempla 3 specialità e una, diciamo, una staffetta che si fa comunque con una squadra di 3. Il primo è il tiro al bersaglio, diciamo il tiro di precisione, quindi sono 2 manche da 5 minuti, 5 tiri e bisogna da una posizione pseudostatica scendere, sparare, risalire, ricaricare, ridiscendere, quindi sono 5 immersioni, 5 tiri, maggiore punteggio vince. Se si sfora il tempo ovviamente ci sono delle penalità. La seconda disciplina, che è il biathlon, bisogna percorrere 10 metri, fare uno sparo, colpire il bersaglio, ritornare sempre in apnea 10 metri, ricaricare e c'è un tempo massimo di 2 minuti e mezzo. E poi c'è il super biathlon, che prevede un percorso di 15 metri, tiro di precisione, ritorno per 3 volte. Beh, ricordiamo che qui a San Marino si sono svolte diverse manifestazioni a carattere nazionale italiano e prossimamente, per il prossimo anno, comunque saranno ripetute queste esperienze. Sì, abbiamo istituito il Memorial Glauco Sansovini, che è stato il fondatore poi della Subagistati, e in sua memoria, per onorarlo ancora dopo la sua scomparsa, siamo alla 4ª edizione quest'anno. Ed è una delle gare che compone le selettive per il campionato nazionale italiano. Beh, fondamentalmente è una delle discipline dell'apnea che io adoro alla grande, per cui qualsiasi cosa che si faccia in apnea mi piace, e l'apnea stessa dà delle sensazioni che è impossibile descrivere, per cui quello che provo sotto, quello che provo mentre sono in apnea, è l'ascolto totale di me stesso, ed è quello che cerco. Beh, tante competizioni quest'anno, siamo agli inizi, un tuo obiettivo per gli italiani di quest'anno? Ma allora, io grossi obiettivi non ne ho, nel senso che ovviamente meglio ci si posiziona meglio è. Quindi l'obiettivo quest'anno è di partecipare sia a gare di tiro a segno che anche a gare di apnea, che è l'obiettivo che mi sono fatto.